Questo evento dà a tutti noi l'opportunità di riflettere su una ripartenza rispetto a vecchie logiche, a vecchi cliché che sono attaccati come una seconda pelle alla Regione Calabria, al popolo calabrese e a tutte le attività che su questa terra meravigliosa si svolgono quotidianamente. Il mio compito da sindaco e anche da presidente nazionale dei Borghi Autentici d'Italia invece di portare una testimonianza completamente diversa, la testimonianza di tantissime persone che quotidianamente lavorano anche a volte ai limiti delle loro possibilità in condizioni non particolarmente agevoli, ma che continuano a sognare per questa terra e a realizzare per questa terra tantissime nuove occasioni di sviluppo, tantissime nuove opportunità di crescita. A volte quando parliamo di sviluppo pensiamo a massimi sistemi, in realtà c'è una Calabria delle buone pratiche, c'è una Calabria del volontariato, c'è una Calabria della cultura che quotidianamente si sperimenta in iniziative che invece sono rivolte a far conoscere questa terra, a farla apprezzare, e in questa direzione vorrei dire che piccoli borghi come può essere quello di Roseto Caposculico, del quale mi onoro di essere sindaco, ma tantissimi borghi della Calabria, tantissimi borghi in Italia sono una frontiera straordinaria di questa modalità di sviluppo, che è la modalità del piccolo che dovrebbe essere applicata al grande. E quindi è per questo che vi invito a partecipare a questo evento organizzato dalla Regione Calabria insieme a tantissimi altri eventi, ma questo in particolare, 29 e il 30 agosto, Rifugio Carrà e a Bova, partecipare per dare il proprio contributo sia personalmente sia a mezzo social, per continuare a credere nello sviluppo della Calabria e in un futuro che questa regione si merita.